Ciao a tutti, cari miei e cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Sono Skipper, con me c'è Something Led. Era da un bel po' che non facevamo un video delle uscite, da febbraio se non ricordo male, quindi c'è stato tutto il periodo del lockdown, sono uscite un po' di cose, non è stato semplicissimo recuperarle, però finalmente ci siamo e quindi per l'occasione volevo con me il caro Led a farci compagnia. Sono molto onorato, tra l'altro qui io non sono un esperto, quindi mi limiterò a scoprire insieme a voi di cosa parlano in più di questi manga. Allora, prima di cominciare, due comunicazioni di servizio. Prima di tutto, mi raccomando, andate sul canale di Zapping Led, che pubblica video sui videogiochi. Sì. Ma videogiochi di nicchia, non le solite cose. È un intenditore. E poi la seconda comunicazione è che dopo questo video ci vediamo direttamente a settembre con la seconda parte della monografia dedicata a Rumiko Takahashi, con il video su Mezon Nikkoku. In Italia, Cara Dolce Gioco. È un video al quale tengo particolarmente perché è uno dei miei anime preferiti, quindi mi raccomando, non perdetelo. Bene, penso che abbiamo detto tutto. Sì, ci siamo, quindi iniziamo a parlare di tutti questi manga che abbiamo saltato nei mesi. Andiamo! Abbiamo deciso di procedere per editore. Cominciamo con la Star Comics. Abbiamo prima di tutto una novità che è uscita durante questi mesi. Utena. Numero 1 e numero 2. In questi giorni è in uscita anche il 3, ma a noi ancora manca. Utena è un must degli anni 90. L'ho recuperato perché Led mi ha detto di recuperarlo, quindi ce ne parla lui. Va bene. Utena parte come un franchising multiplo, quindi in realtà tra manga, anime, videogiochi, tra cui tra l'altro ho fatto anche un video, e anche il film che è uscito qualche anno più tardi, la storia è sempre diversa e di conseguenza per capire diciamo le varie sfaccettature dei personaggi bisognerebbe in realtà giocare, guardare, leggere, fare di tutto insomma. Ma il manga in realtà noi in Italia non lo vediamo da appunto fine anni 90, questa è la prima riedizione. Con i suoi difetti, però è molto insomma bello poterlo rileggere in italiano dopo tanto tempo. La storia parla di questa ragazza Utena che studia all'istituto Otori e incontra un giorno una ragazza Anti che viene diciamo maltrattata da un misterioso individuo. Lei vince un duello contro quest'uomo e diciamo in pratica Anti è come se diventasse di sua proprietà, proprietà di Utena. In pratica Utena dovrà risolvere tutta una serie di misteri che circondano l'intero istituto e in realtà diciamo la trama poi non va vista solamente in maniera letterale ma anche metaforicamente. Sì. È questo che la rende un capolavoro secondo me e il manga in particolare va assolutamente letto. È bello perché chiaramente è una storia degli anni 90, quindi ha un po' quel feeling che aveva Sailor Moon, Sakura, i manga di quegli anni sì, là. Sì. Sia nel design dei personaggi, ma poi anche per quanto riguarda la storia. Non posso parlare per il manga perché poi è stato scritto e, insomma, dall'autrice del design dei personaggi. Però, per esempio, il regista della serie animata è lo stesso della terza stagione di Sailor Moon. Quindi, insomma, alta qualità, sì, alta sì. qualità. Si vocifera anche che qualche idea che non gli hanno permesso di utilizzare lì l'abbia portata davvero? Poi su Utena. Che figo. Sì, infatti, se vedete già sulla copertina c'è scritto Chiyo Saito, che è l'illustratrice, sì. E Bipapa. Come si chiama? Bipapa. Bipapas, credo. Ah. Che è un gruppo di autori, tra i quali il regista della serie anime. Allora, in originale erano 5 volumi, questa nuova edizione saranno 3 volumi cicciottoni da circa 350 pagine l'uno, e in più ci sarà un quarto volume, che è un seguito. In realtà non si è capito bene cos'è, perché esisteva anche un manga legato al film, ma non è quello. Utena, vocalista adolescenziale, sì. Aveva questo titolo esplosivo. Allora, siamo contentissimi di riavere finalmente Utena in Italia, però abbiamo qualche lamentela sull'edizione. Come abbiamo detto, sono dei volumi doppi, molto grossi, costa 9,95€. Hanno la sovraccoperta, hanno 3 pagine a colori, ma la rimostranza che abbiamo è più che altro proprio sulla qualità della carta e della sovraccoperta. È lucida comunque. Sì, se sembra di alta qualità a vederla magari dalle immagini, ma... Ma in verità diciamo che... Ecco. Fa questo lavoro. La Star Comics per la stessa cifra, faccio un piccolo spoiler, tanto ne parleremo tra un minuto, ci propone volumi di Lamù, sempre 9,95€, che invece, come potete vedere, rimangono molto più
origini, insomma anche la qualità della carta mi sembra migliore, mi sembra più spessa rispetto a quella di Utena. Però ripeto, nel complesso siamo contenti di riaverlo in Italia. Sì, insomma, meglio che niente, però si poteva fare di più. Comunque mi raccomando, recuperatelo, anche perché insomma per 3 volumi più uno, quindi 4 volumi, portate a casa una bella storia anni 90 piena di mistero e tante belle cose. Continuiamo con la Star Comics, l'abbiamo fatto vedere un minuto fa. Certo. La Mu, Urusei Yatsura. Mi raccomando, andate a vedere il video dedicato a Urusei Yatsura che ho caricato qualche tempo fa. Vi lascio il link in descrizione, questa sarà una descrizione tutta piena di link. Continua questa bella ristampa in questi volumoni grossi. Questa edizione è un'edizione di qualità, nulla da dire. Ci sono dentro le pagine a colori o in bicromia, dipende dal volume, è una cosa un po' casuale. Appunto, durante la pandemia sono usciti ben 4 volumi di Lamù, quindi vi facciamo vedere le copertine. Esatto. Ma c'è una lamentela anche qui alla fine. Questo è il volume 7, fin qua tutto bene. Questo è il volume 8, c'è Rani in copertina. Delle ragazze, lei è la mia preferita. Aiuto. Forse perché aveva un carattere un po' simile. Poi Ben 10, anche qua nulla da dire. Poi con il volume 10. Qua inizia Nicolai. Led, qual è il tuo personaggio preferito di Lamù? La Mu stessa, scusate, perdono. Vabbè, sono un po' mainstream, ma per me è lei. Ci sta, tesoruccio, è iconica, è anche simpatica alla fine. Eccola qua, beh, è carina, dai, la Mu, come si fa a dirle di no. Ecco, il mio personaggio preferito invece è... Chi è? È Ray. Diccelo tu. Ray, il primo fidanzato di la Mu che quando si arrabbia diventa una mucca gigante. Sapevo che nel volume una mucca tigrata. Questo pensavo fosse una tigre. Una tigre? Sì. Ecco. Una mucca tigrata. Dunque, sapevo che nel volume 10 ci sarebbe stata in copertina Ray, quindi ero contentissima, ho detto che bello. E invece no, perché ovviamente lo volevo in versione biscione, non in versione tigre muccata. Per quanto questa faccia ridere molto. Sì. Vabbè, mi piace anche per questo. C'è però in versione Bishonen, è qui sulla costina. Un po' piccolino. No, fa il contrario, mettere in versione Bishonen qua e in versione Muccata qua dietro. Avranno pensato che era troppo. Troppo, faceva sfigurare Ataru. Comunque, vabbè, questo bel volume verde, anche dietro c'è l'illustrazione tendente al verde, tutto verde, bellissimo. Infatti, è molto bello, l'hanno stilizzato. Carino, insomma. Sì. Questa è una bella edizione. Questa è un'edizione che ci piace. Ultimo recupero della Star Comics, Sakura Clear Card, volume 5. Questo è il sequel di Sakura, a proposito di roba degli anni 90, appunto. Quelle cose che uno non si aspetterebbe, insomma. Esatto, adesso però vanno molto di moda questi reboot. Sì, è vero. Reboot, sequel, questo è un sequel, insomma, però vabbè. I disegni dentro sono spettacolari, vabbè, perché The Clamp hanno dei livelli mostruosi. Però prima ci stavamo lamentando, questo video è pieno di lamentele. È colpa mia, perdonami, di solito Skipper non è così, ma... No. Io tiro fuori il peggio. No, perché non ci piace questa edizione, cioè vabbè, i volumi di Lamù sono un po' grandi, quindi è chiaro che sembra il figlioletto, però insomma è proprio piccolo, costa 4,50€, che insomma è poco, però... Insomma, vabbè, non è niente di... Sì, è un buon prezzo sicuramente, specie per chi magari ha pochi soldi o vuole cominciare una serie. Sì. Molto spesso le serie di Star Comics sono anche parecchio longeve, quindi ha anche senso che vogliono risparmiare un po'. Però in questo caso magari si è un po' puntato un po' troppo al risparmio. Sì, diciamo che essendo un manga importante come Sakura, magari una sovraccoperta, insomma. Sì, o almeno un formato un po' più grande, insomma c'è qualcosa che si poteva fare di più per un'opera del genere. Sì, anche perché qualche tempo fa è uscita la Perfect della prima edizione, quindi ora in libreria uno ha i volumi grossi, ma quelli piccoli, è una cosa un po'... E si vede la differenza poi, sì. Vabbè, andiamo avanti. Oh, cambiamo editore, stavolta andiamo con la J-Pop. Prima novità che uscì durante la pandemia, credo a maggio ormai, mille anni fa. Sì, parecchio. Questo non è un manga, ma una novel. On the Way to a Smile, Final Fantasy 7. Che roba è? Questa è, diciamo, forse uno dei pochissimi prodotti a tema Final Fantasy 7 che sono stati rilasciati finalmente anche in Italia. Per chi non lo sapesse, Final Fantasy 7 è un grandissimo videogioco, un capolavoro, secondo noi.
di cui è uscito il remake, e quindi chiaramente se esce il remake un mese dopo esce la novel che in Giappone esiste da 10 anni, sì. Ma che qui è stata un'ottima scusa per farcela ritrovare. Del 2009. Parecchio tempo, sì. E diciamo che finalmente abbiamo l'opportunità anche noi di leggerla, quindi racconta di piccole storie, sì. Di alcuni protagonisti del videogioco, anche di personaggi secondari. Sono molto cari ai videogiocatori perché c'è talmente poco materiale oltre a quello videoludico, sì. Su cui lavorare, che insomma fa piacere tutto, anche se insomma mi pare di aver capito che ci sono delle critiche verso anche la scrittura del romanzo. Sì, allora, c'è da dire che questo romanzo è stato scritto da Nojima, che è lo sceneggiatore ufficiale di Final Fantasy VII, quindi insomma più canonico di questo non c'è niente. Il romanzo raccoglie 6 episodi autoconclusivi su Cloud, Tifa, Nanaki o Red, Barret, Rufus e Yuffie, più dei brevi intramezzi dedicati a Aerith e Sephiroth. Si legge piacevolmente, è una novel, quindi insomma abbastanza leggero, tuttavia secondo me non aggiunge granché alla storia. Allora, questo teoricamente nasceva come ponte / operazione di marketing tra Advent Children, sì. E il gioco originale. Sì, sì. Quindi era il film che è il seguito del gioco e il gioco originale, quindi doveva introdurre un po' il contesto, tipo spiegava chi era il personaggio di Denzel, l'orfanello che si vede nel film. Però, ripeto, in realtà non aggiunge praticamente nulla, secondo me. Sì, è un po' una scusa per far vivere altre avventure a questi personaggi che fino a qualche mese fa non si vedevano, insomma. Sì, quindi se siete dei ragazzi fan può essere divertente per voi leggerlo, altrimenti no. Poi cambiamo genere, torniamo a parlare di manga, sempre per la J-pop. Il gioco del gatto e del topo di Sedona Mizushiro. Questo Led non lo conosceva, ma sto cercando di convincerlo a conoscerlo. Allora, Il gioco del gatto e del topo, secondo me, è uno dei più bei manga che abbia mai letto tutta la mia vita. Sì, già è una grande, insomma, è una bella affermazione. Credo che sia nella top 3 addirittura, quindi proprio... Mi ha già convinto. Questa edizione della J-Pop, che costa 14 euro, è un volume immenso, è tipo doppio, quasi triplo, ha la sovraccoperta, le pagine a colori, dunque... Questo manga ha una storia editoriale un po' complessa, nel senso che originariamente è stato portato in Italia dalla Kappa, dalla Ronin Manga, okay. In 2 volumi, perché si compone in 2 volumi. Successivamente è stato ristampato dalla Kappa solo il primo volume, ed era da qualche anno che mancava, diciamo, non si trovava più nemmeno, credo. E la J-Pop ha deciso di cogliere l'occasione del fatto che sta uscendo un film, un live action, una cosa del genere in Giappone. Questo è di diritto. E ha pubblicato questa nuova edizione che, in più rispetto all'edizione originale della Ronin, ha un episodio autoconclusivo in più. Sì. E devo dire, io appunto non conosco questo manga, però ho dato, diciamo, ho sfogliato brevemente il volume, e devo dire è veramente molto bello, molto curato, sia nelle edizioni, i disegni poi mi piacciono molto. Prendetelo come un consiglio, così, insomma, io da ignorante ve lo dico, però se lo consiglio a Skipper sono sicuro che ne vale la pena. Mi piacerebbe parlarne in un video a parte, quindi probabilmente ne riparleremo, però vi dico questo, è uno yaoi. Di norma non leggo tantissimi yaoi, ma questo è particolare perché diciamo non è proprio uno yaoi classico, ma è un manga molto particolare che, ripeto, trascende il fatto di essere uno yaoi o meno. Diciamo, parla dell'amore in generale, delle indecisioni, dei tradimenti, diciamo, è molto molto interessante, molto particolare. Vi consiglio assolutamente di recuperarlo, anche se, ripeto, di solito non siete abituati a leggere gli yaoi. Secondo me questo può piacere veramente a tutti. Sì, sì, ho capito, cioè, prende un contesto molto più generico, sì. Insomma, e quindi lo può rendere interessante anche a chi non piace il genere, o comunque chi non lo legge solitamente. Sì, esatto, veramente va bene per tutti. Però ci sono un po' di scene un po' così. Quindi tutti, però tutti, un pubblico maturo. Ecco. Un pubblico maturo, mi raccomando. Sì. Non siete giovani, no, se, non leggete. Sì, se siete troppo giovani non leggete, ok? Non voglio rovinare le vostre vite, quindi no. Poi abbiamo un'altra novità della J-Pop, che insomma sta pubblicando un sacco di manga interessanti. Sì, devo dire. La via del grembiule, molto simpatico, molto molto simpatico. Dunque, questo è un seinen manga, uno slice of life, diciamo. Il protagonista è lui, che è un ex Yakuza.
Che... Ditemi se non si vede che è un ex Yakuza. Sì. L'avrei detto subito. Col grembiule però, ovviamente. Sì. Ma la faccia. Che appunto da qualche tempo ha deciso di diventare un casalingo. Cioè la moglie lavora e lui durante il giorno sta a casa. E quindi si occupa delle faccende domestiche, tipo fare la spesa. Classiche cose da Yakuza. Solo che... Sebbene appunto lui si sia adattato molto bene alla sua nuova vita, sono gli altri che non si sono adattati bene a lui, perché chiaramente ha un aspetto e dei modi molto truci, molto, no? E quindi spaventa tutti quelli che lo incontrano, però insomma lui invece è un bravo casalingo, insomma, che fa il suo, quindi è molto divertente. Si legge più o meno in mezz'ora, vola proprio. Non c'è una trama vera e propria, ma appunto è un gag manga, cioè fa vedere la sua vita, le sue difficoltà quotidiane, è molto simpatico. Ci sono delle note a fondo volume che aiutano un po' a capire, perché devo dire che se non siete avvezzi, diciamo, al mondo della Yakuza, ci sono delle cose che non sono proprio semplici da capire, ci sono un po' di riferimenti. Ci sono dei dettagli, insomma, particolari. Sì. Però può essere interessante anche con le note che magari un po'... Sì. Aiutano, diciamo, a approfondire, a capire una cultura diversa, molto molto simpatico, ve lo consiglio. Poi l'ultima uscita della J-Pop, una serie che continua, I giorni della sposa 12. Questo Led non lo conosceva. Neanche questo. Ai, grave, molto molto grave. Però subito apprezzava i disegni, ha capito che è un manga ad altissima qualità. Vediamo, non so se si vede qualcosa, ecco, tipo qua, vabbè, capelli su capelli. Farvi vedere qualcos'altro, ma vediamo se trovo qualcosa. Lei è molto brava anche a disegnare gli animali. Oddio, che gatto. C'è un gattino, è molto molto brava. Dunque, Giorni della sposa è un manga un po' particolare, nel senso che non c'è una trama vera e propria, è uno slice of life. È ambientato nel deserto. Diciamo prende il via dalla storia di una donna adulta che viene ad esposa a un bambino di 12-13 anni. Però ecco, per quanto possa sembrare inquietante, in verità tra di loro si instaura una routine molto tenera, molto dolce. Da qui in poi quel manga si sposta e comincia a parlare di altri membri, diciamo, di queste tribù nomadi che vivono, insomma, nel deserto. Ed è molto molto interessante, anche qui non c'è una trama vera e propria, semplicemente parla del modo in cui trascorrono le giornate e dà occasione all'autrice di disegnare paesaggi, personaggi stupendi, animali, tappeti, arazzi, insomma roba fighissima. Insomma, un viaggio in una cultura differente con... Esatto. Ok, ho capito. Questo è un manga per un pubblico adulto, non perché ci siano scene scabrose, semplicemente perché insomma bisogna sapere apprezzare un po' questi dettagli, perché il manga si basa su questo fondamentalmente. È molto bello, anche questo c'è una bella edizione secondo me. Sì, è molto bella carina. Perché poi la copertina prosegue, cioè il disegno continua dietro. Sì. Questo costa 6 euro, allora, secondo me è un prezzo onesto. Sì, ci sta. È una bella edizione. Non so se si vede, ma la copertina ha dei brillantini, vedi, è un po' sì, doratina. Sì. Un bel dettaglio, carino. Cambiamo editore, passiamo alla Planet Manga. Ne hanno già parlato tutti, noi arriviamo in ritardo come sempre. Vabbè, l'importante è parlarne bene. Esatto. Tra l'altro un altro manga di cui io non so niente. Però già l'ho convinto a prenderlo. È vero. Purtroppo sto sperperando tutte le sue finanze. Ah. Oh, che bello questo, che bello, però. Fare un botte di 30 euro, lo so. Non abbiamo più soldi. Esatto. Allora, a proposito dei soldi, dovete sapere che noi ci siamo conosciuti perché studiamo giapponese insieme. Oh no. Quindi di solito facevamo le conversazioni insieme perché eravamo compagni di banco e tutte le volte che dovevamo fare qualche conversazione bisognava alla fine addurre un motivo, tipo perché non fai questa cosa. La nostra risposta era sempre inequivocabilmente Okane kanai. Cioè non ci sono soldi, non ho soldi. Mai. Quindi continua così. Poi con i prezzi che hanno raggiunto i manga ultimamente non ci sono soldi che tengano. Con le stupende edizioni di Utena e di Mamu, cioè già ti parte uno stipendio. Già abbiamo finito i soldi. Ma adesso parleremo di questa cosa, perché iniziamo per parlare di Wotakoi. Wotakoi Koiwa Mizukashi, cioè per gli otaku l'amore è una cosa difficile. Da quello che ho capito anche questo è stato un manga che ha fatto il botto, giusto? Sì, in Giappone ha avuto un sacco di successo. Io non so assolutamente nulla, quindi di che parla, illuminaci. Allora...
Wetagoi, di cui nel frattempo, questo è il volume 1, ma nel frattempo è uscito il volume 2 e anche il volume 3. Quindi sta per uscire il 4. Dunque, è un josei manga, quindi è un manga per donne. Okay. Perché l'età dei protagonisti è un po' più alta, insomma non sono dei liceali. È molto carino, parla di due coppie sostanzialmente, loro due che hanno fatto scuole elementari e medie insieme e si rincontrano per caso al lavoro e loro due sostanzialmente lavorano tutti e quattro nello stesso ufficio, loro due sono fidanzati e loro due sono fidanzati. Ma che cosa c'è di strano? Oltre a condividere lo stesso ufficio, condividono la passione, diciamo, per tutto quello del mondo nerd, cioè sono degli otaku. I ragazzi, loro due, sono degli otaku dei videogiochi e le ragazze sono degli otaku dei manga yaoi. È molto divertente perché è pieno di riferimenti, ci sono un sacco di riferimenti a Evangelion, a videogiochi, insomma tutto quello che è la cultura, diciamo, giapponese pop dell'ultimo ventennio, sì. Molto molto divertente, i disegni sono molto carini, cerco di far vedere qualcosa che non spoileri nulla. Per leggere un volume ci vuole abbastanza tempo perché è tutto pieno di dettagli, piccole note, piccole cose, è molto molto carino. Quindi vengono spiegati un po' questi riferimenti, sì, sì, sì. Meno male. Alla fine ci sono 5-6 pagine di note che spiegano bene tutti i riferimenti, però comunque dovete essere un po' addentrati altrimenti potreste non coglierlo bene. C'è anche l'anime che, se non erro, è disponibile su Amazon Prime. Ah, interessante, pure questo non lo sapevo. Sì, questo è da recuperare. Tuttavia c'è una rimostranza da fare. Se avete visto il mio video, davvero in Italia di Shoujo Manga non vendono, sapete già dove stiamo andando a parare, cioè il prezzo. Ebbene, tenetevi forte, costa 8,90€ a volume. Cosa c'è di strano? Il formato è grande, tuttavia sono circa 100 pagine a volume. Veramente poco. È vero, come dicevo, che ci vuole tanto tempo per leggerlo, però 8,90€ sono un sacco. Specie se lo confrontiamo con altre edizioni che sono uscite e di cui abbiamo parlato anche prima, no? Tipo Tena, sì. O anche la Mu, insomma sono più di 350 pagine e il prezzo è... È uguale, quello 9,95, questo 8,90, per un euro in più è il triplo delle pagine, insomma. Esatto. L'edizione italiana nel complesso è carina, è ben fatta, nel senso che la sovraccoperta è fatta di carta, non è una sovraccoperta lucida. In fotocamera non si vedrà mai, ma ci sono dei dettaglini in rilievo che sono un po' più plasticati. Sì, sì, forse si vedono, riflettono forse un pochino. Forse muovendolo. Sì, questo sì. È un dettaglio molto carino. Tuttavia, devo fare una rimostranza, che facevo già a LED. Su 3 volumi me ne sono capitati 2 con la sovraccoperta non piegata proprio benissimo. Su un manga che costa 8,90€, questi dettagli non vanno bene. Ci credo. Quindi pur non essendo una feticista delle edizioni, a questo prezzo insomma uno pretende che sia tutto perfetto. Comunque nel complesso io ve lo consiglio, vi consiglio di recuperarlo, però ecco, probabilmente poteva costare un paio d'euro di meno secondo me. Poi, ultima cosa della Planet Manga, erano solo due serie alla fine, Takane-Hana, volume 14 e 15. Di questo ne abbiamo già parlato mille milioni di volte, quindi nulla da dire. È uno shoujo manga classico, va avanti. E la saga continua. E la saga continua, sì. Quindi niente, continua. Cambiamo editore. Un editore che ultimamente mi sta dando tantissime soddisfazioni, sta pubblicando un sacco di roba di super qualità. La Denit. Capite? La Denit. Che era sparita per vari anni, sembrava defunta, invece è rispuntata a bomba. Con He di Tomoko Yamashita. Allora, questo è un josei manga, è un volume autoconclusivo, cioè che contiene, diciamo, varie storie brevi, molto molto interessanti, alcune più di altre. È interessante perché parla appunto di delle donne, donne adulte, una ragazza liceale, per esempio, donne un po' più grandi d'età, e del modo, diciamo, in cui la società e le convenzioni le influenzano, diciamo, forse il tema importante è un po' questo, diciamo, quanto sia giusto, diciamo, farsi influenzare dalle convenzioni della società nel vivere la propria vita, diciamo. Lei in Giappone, questa autrice, sta avendo tantissimo successo perché è l'autrice, sì, di Kokunikki, che è una serie, un josei manga, che l'anno scorso quando sono andata in Giappone era tipo tutta la libreria tappezzata di questo manga. Ah, quindi ha avuto molto successo, è, sì, per questo che...
E questo è un suo volumato conclusivo, quindi io spero che la Dinitta abbia portato questo per vedere come andava e abbia intenzione di portare questo i Kokunikki, che non ho idea di che cosa parli, ma sembra molto figo, perché arriva in Giappone, ha fatto il botto, quindi insomma sento odore di qualità. Potrebbe essere un bel manga. Eh sì, se le tematiche sono comunque simili, può essere un gran bel manga. Sì. Ecco, anche i disegni dentro sono belli. Lei disegna molto bene, ha questo stile così pulito, un po' essenziale. Questo è il retro della copertina. Bello. Vi consiglio di recuperarlo. Mi raccomando, date un'occhiata a questa collana di Niche Showcase, perché stanno sfornando veramente delle perle. Proprio tutti i manga d'autore, uno dopo l'altro. Nei prossimi mesi dovrebbe uscire Hot Rod, che è uno shoujo manga degli anni 80 molto famoso, ma che non ho mai letto. E Memorie di un ragazzo per bene di Moyoko Anno. Che pure quello promette molto bene. E come le faranno uscire, si sa già? Con quale formato? Credo che sarà sempre, sì, sempre questo formato, diciamo così, grande. Però credo che siano dei volumi cicciottoni, perché Hot Rod, tenetevi forte, costa 30 euro. Cioè tipo 29,90. Perché sono 400 pagine, quindi sarà un volumone che può uccidere qualcuno. Ho capito, sì. Quindi, beh, però si vede che comunque è di qualità questa edizione. Sì, anche questa. Non vi ho detto quanto costa 16,90 euro, ma è più che proporzionato, perché è molto grande. Ed è bello, perché così si può leggere, diciamo, si apprezzano meglio le tavole. Sì, poi è stampata bene, non è quel classico formato grande ma sfocato. Sì, la carta è buona, veramente una bella edizione, niente da dire. Poi, della Dinit, continua. Ne parlavamo prima. Continua. GTO. Led mi ha chiesto una ristampa. No, non è una ristampa. È il volume 12 di Paradise Lost. È la vendetta dei sequel quest'anno. È la vendetta dei sequel. Dunque, io amo GTO, è uno dei miei manga preferiti. Sì, beh, pure il mio, cioè. Però. Ma non sapevo assolutamente nulla. Esatto, perché il nostro manga preferito è la serie originale, ovviamente. Quella da 25 volumi. Ma Fujisawa non si è mai arreso, ha continuato a pubblicare un'altra serie pressoché infinita di volumi. Credo che adesso, sommando tutto, abbiamo superato i 40 volumi proprio di serie di GTO. Devo dire, dopo una serie di sequel non proprio convincenti, questo probabilmente è il migliore, secondo me, questo Paradise Lost. Quindi è consigliato anche questo? È consigliato, certo non siamo ai livelli della serie originale, proprio siamo ben lontani da quei livelli là, però comunque si legge piacevolmente. Anche qui vi do l'alert bimbo sicuro, nel senso che ci sono un po' di scene sottette che aumentano tra l'altro nel corso dei volumi, non giuro, non so perché. Quindi perché allacciamo le cinture, sì, attenzione. Era uno shonen, pubblicato una rivista di shonen, quindi era abbastanza. Invece adesso Fujisawa si è un po' scatenato. Però comunque, se avete amato il personaggio di Onizuka, insomma, potete continuare a seguirlo. Andiamo avanti con la flashbook. Sì. Una sola serie, però tre volumi sono usciti durante il lockdown. Le nostre situazioni segrete, volume 2, volume 3 e 4. Ma l'uno c'è? L'uno c'era, l'uno ci fu, c'è stato, sì. C'è stato l'uno. Allora, ve ne avevo già parlato, questa era perché mi piace di più sul blu. Sì, è molto bene, poi anche le foto. Allora, ne avevo già parlato, questo è un Jose Manga, vabbè alla fine è un po' quasi solo Jose Manga, quindi comunque. Questo è un genere molto sottovalutato. Sì, infatti, il genere più sfigato che ci sia. Peccato, perché sa che belle storie qua. Vero. Allora, questo però è un Jose Manga un po' particolare, che secondo me può piacere anche alle ragazze. Dice, cioè, perché? Perché è molto soft, è molto leggero, è molto carino. I protagonisti sono questo ragazzo e questa ragazza. Praticamente lei ha subito una specie di violenza, è rimasta traumatizzata, cioè un tentativo di violenza da parte di un uomo. Da allora è spaventata a morte dei ragazzi. E di contro lui, invece, il protagonista maschile, ha subito un trauma legato alle donne sempre, non ci viene detto nel primo volume, quindi ancora lo ignoro perché devo ancora leggere il 2 e il 4. E quindi anche lui è terrorizzato quando una donna gli si avvicina. I due protagonisti lavorano nella stessa azienda e si conoscono e, venuti a conoscenza, diciamo, dei rispettivi traumi, decidono di collaborare per aiutarsi, diciamo, a superare questa fobia. Ah, molto carino, insomma. Quindi non è che nascerà una storia d'amore? Chissà. Però parte così, come collaborazione. Bella! L'edizione è quella solita della Freshbook, costa 5,90€, ha la sola coperta, quindi è un prezzo onesto. Ci sta. È una bella edizione, insomma. Ci sta. Ultimo editore, la Goen. Allora, finalmente è finito col volume 31.
Alice Academy, in giapponese Gawen Risu. Uno dei miei manga preferiti di tutti i tempi, vi straconsiglio di recuperarlo, anche se mi hanno detto che non tutti i volumi sono di facile reperibilità, perché hanno cominciato a uscire tipo 1000 anni fa. Quindi ha la sindrome della Panini, insomma. Sì, esatto. Ma incredibilmente, finalmente è finito, con il volume 31, anche se in realtà in giapponese l'autrice ha fatto una specie di sequel di 3 volumi, sempre per il discorso dei sequel, che chissà se arriverà mai anche da noi. Questo è l'ultimo volume, ha questa cosa che spunta fuori, non è tagliata benissimo, però vabbè. Oh, cavolo. Hai visto? Vedi che c'è un... un manino. È un poster, è un posterino carino. Comunque non ci lamentiamo perché costa 4,50€, ha questo appunto poster dentro, ha la sovraccoperta. Io penso questo veramente per tradurlo si sono ammattiti, perché è scritto fitto fitto. Oddio, non posso mostrare nulla perché è l'ultimo volume. Però, oddio, vedi, sì, insomma, ma sicuro che è veramente pieno. Vorrei coprire un po' di cose, ecco, vedete quanto sono piccoli i testi. Penso che chi ha fatto il lettering, la traduzione, si sia letteralmente impazzito. Poverini. Quindi costa 4,50€, però ripeto, questo è veramente uno di quei casi in cui dietro c'è un lavoro pazzesco. Sì, sì, no, vedo che ci deve essere stato un lavoro sia nella traduzione, ma poi c'è anche la sovraccoperta, sì, e il poster, sì, tagliato male o no. Però comunque è un'edizione di qualità. Devo dire la verità, adesso quasi si scriveranno tutti. Io adoro i manga della Goen, li adoro tantissimo perché pubblicano un sacco di José bellissimi, tipo Supplement, anche un sacco di shoujo bellissimi, tipo Il Sentiero dei Fiori, un sacco di roba meravigliosa. Sì, sì. Il problema è che è tutto a periodico, lo sappiamo, l'abbiamo già detto. Sì, sì, la Goen, adesso non vorrei dire perché ho seguito poche serie della Goen, però mi pare che poi abbia, diciamo, questa brutta nomea sulle uscite, sì, ecco. Ci sono un po' di serie ferme, tipo Il Sentiero dei Fiori, che è fermo da parecchio tempo, End, oppure I Mitsu, Secret, insomma, c'è tanta roba. Comunque, grazie a Dio, Alice Academy finalmente è finito, quindi uno è meno. Anzi, due è meno, perché è finito anche un altro manga bellissimo che vi straconsiglio. Sei e l'Odio sono usciti in contemporanea il 17 e il 18, quindi è finito una volta per tutte. Lo conosci questo? No. Dimmi, allora, dimmi e parlo. Sei e l'Odio è figo, no, sta venendo, costa 5,95€, però vabbè. Sono un buon prezzo. Sì. Dunque, Sei e l'Odio ha una storia editoriale molto travagliata qua in Italia. Anche lui. Anche lui. Perché aveva cominciato a pubblicarlo la GP. Come sapete, la GP a un certo punto è fallita, ha chiuso i battenti e quindi questo era rimasto tra le serie interrotte. Ma la Goen, grazie a Dio, l'ha recuperato, ha comprato i diritti. Per fortuna, dai. E quindi l'ha portato a termine. Tra l'altro sono stati bravi perché hanno fatto un'edizione che è assolutamente identica a quella della GP. Cambia solamente qua c'è scritto Goen, là c'era scritto GP. Però finalmente si è concluso con appunto i volumi 17 e 18. Quindi mancavano solo gli ultimi due. No, l'hanno ripreso da circa metà serie. Ma... e poi piano piano l'hanno pubblicato tutto e adesso finalmente è finito. Quindi adesso è disponibile nella Goen tutta tutto, la serie? Sì. Giusto? Sì. Interessante però. Non ho capito se hanno ristampato i primi volumi oppure no, se sono partiti direttamente in corsa. Ah, chissà. Perché hanno detto che l'avrebbero fatto, credo, ma non so se poi l'hanno fatto o no. Darsi anche che siano partiti da metà e poi appena recuperato. Comunque è molto bello, è uno shoujo manga molto molto delicato, è un classico, vi consiglio di leggerlo assolutamente, molto bello, se riuscite appunto a recuperare i miei volumi, però ne vale veramente la pena. E come finiscono le serie della Goen, finisce anche il nostro video. Vero? Giusto. Incredibilmente abbiamo finito, bene, vi abbiamo fatto vedere una saccocciata di manga, questo è il termine tecnico, saccocciata. Una saccocciata. Metteremo anche nel titolo, forse. No, non una lo so. Una saccocciata di manga. Beh, abbiamo coperto un periodo molto lungo comunque. Sì, credo che queste siano appunto uscite da febbraio fino a... Sì, sono i manga della pandemia. I manga della pandemia, che non è stato facile recuperare, proprio per niente. Questo è tutto, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Grazie. Mi raccomando, mille. Andate sul canale di Zapping Lab, mi raccomando, che trovate in descrizione. E noi... Sì, viva! Noi ci vediamo a settembre. Bene. E allora, niente, un saluto da Zapping Lab. E da Flashback Skipper. Alla prossima. Ciao, bye bye. Ciao. E ve lo consiglio, una storia leggera così. No, vabbè, non ci credo. Non ci credo. Cioè, è venuto da qua dietro? Sì, stava qua sotto, ma a un certo punto... Poi continuiamo con la Flashbook. Farfalla bianca.
scusi, noi staremmo anche girando però, eh? Certo, vabbè, pure la Coppa di Pelé. Vabbè. Si vede che gli interessa al Max. Che manca è? Perché ha tirato una farfalla? Le nostre reazioni si vabbè, andiamo avanti. Al profumo della primavera. Scusa. Se vuoi me ne vado. No, resta. Eppure finora è andato tutto bene. O c'è il cane, o c'è la farfalla, ma tutti gli animali ce l'hanno con noi. Ma come?